Ciao, sono Ronnie Aglietti, sono un bassista, ho anche uno studio di registrazione. Oggi siamo qui, siete in mia compagnia, vi spiegherò e vi dirò un po' chi sono, cosa faccio e cosa non faccio. Allora, sì, il mio studio nasce proprio dall'esigenza di lavorare con i giovani, con i ragazzi che comunque hanno voglia di scrivere, hanno voglia di creare canzoni e di proporre le proprie idee a un pubblico più vasto, diciamo. Io nello studio mi occupo di produzione e arrangiamento, qui dentro la possiamo chiamare tipo la fattoria, cioè la music factory, una dove facciamo crescere un po' i ragazzi giovani. Diciamo che ogni idea viene considerata e, se ritenuta valida, sviluppata. Poi questo studio lavora anche per terzi, qui possono venire le persone che hanno idee già sviluppate, ma vengono solo a registrarle, oppure solo a metterle a posto. C'è anche chi viene solo a missare, però ecco, lo studio nasce con l'intento di produrre cose nuove. Setup dello studio è un setup molto semplice, essendo uno studio non enorme, è stato pensato per la praticità. Infatti il banco è stato disegnato sul modello Sterling proprio per avere tutto a portata di mano. Dietro il banco c'è una cerchiera dove tutti i cablaggi sono aperti, perciò qualunque connessione è possibile. Tutto parte da Pro Tools HDX e va a finire in un sommatore dell'SSL, molto bello secondo me. Ci sono un sacco di possibilità, cioè niente lasciato al caso. Ci sono strumenti sul posto, bassi, chitarre, amplificatori. C'è anche una batteria. E le persone però che vengono a registrare qui possono portare quello che gli piace. Come monitor abbiamo Genelec e Adam. Allo studio ha un disegno molto moderno, questa non è stata, insomma, una scelta fatta a caso, ma essendo lo studio in un fienile ristrutturato in mezzo alla campagna, era bello il contrasto tra la modernità della struttura interna e il paesaggio rurale fuori, perciò come studio è anche molto accogliente sia d'estate che d'inverno, perché comunque la natura fa parte di questo studio. Sono partito giovanissimo, cioè la musica mi ha appassionato da subito. Avevo 10-11 anni quando ho iniziato prima con la chitarra classica, ma il basso elettrico è arrivato a 13 anni. Sono arrivati anche tutti gli aggeggi che consentivano di registrare, e quando ho iniziato io gli aggeggi erano solo analogici, registratori a cassette, multitraccia, perciò comunque riuscire a fare una registrazione decente era veramente molto difficile. Ma anche studiare il basso era difficile, perché oggi apriamo YouTube e dentro c'è l'universo. Una volta bisognava rincorrere chi aveva la videocassetta di Pastorius per riuscire a vederla in casa. E poi le videocassette erano doppiate talmente tante volte che a malapena si vedeva il video, l'audio era inascoltabile. Però questo è per farvi capire la passione che c'era comunque dietro lo studio di uno strumento. Poi vari gruppettini, come tutti, varie esperienze musicali, più serie e non. Io ho iniziato anche con i gruppi di liscio, perciò andando a suonare nelle sale da ballo, fino a che questa passione si doveva trasformare per forza in un lavoro, e piano piano ho iniziato a muovere anche i primi passi nello studio. Infatti il primo studio in cui ho lavorato era lo studio San Martino di Arezzo, che adesso si chiama The Garage. E il primo lavoro importante che ho fatto sempre in uno studio di registrazione, Angelo Branduardi, avevo 20 anni più o meno,
il primo lavoro, la prima registrazione di basso, diciamo, importante, non me la ricordo, ma mi ricordo la prima famosissima, la più famosa, che è stato il disco dei Luna Pop 50 Special, dove lì ho registrato il brano e ho anche suonato la linea di basso. E è un pezzo che credo resterà negli evergreen italiani per sempre, ormai è un classico della musica italiana. E il basso in quel brano l'ho suonato io. In questo periodo sono in tour con Alessandra Amoroso, suono con Alessandra dal 2009, per l'esattezza il 15 dicembre del 2009, e mi ci trovo molto bene, credo che anche lei si trovi bene con me, e stiamo girando tutta Italia, ieri sera eravamo a Torino, domani siamo a Roma. È un tour che dà molte soddisfazioni perché ci sono tanti sold out, e spero che continui così ancora per tanto tempo. Sì, in effetti il mondo della musica è cambiato molto da quando ero più ragazzino io. Non è che ora sono vecchio, sono diversamente giovane. È cambiato molto. Prima era anche molto difficile riuscire ad arrivare a qualche artista o a qualche musicista importante, anche solo per chiedergli un consiglio. Oggi con Facebook, con i telefonini, con tutta questa cosa, è molto più facile. Per far diventare questa passione un lavoro ci vuole molto impegno. Oggi purtroppo di lavoro ce n'è poco, perché la musica è ascoltata, si dà tutti ma male. Non c'è più quella cultura di una volta ad avere un bello stereo in casa e ascoltare la musica. Oggi l'ascoltiamo in un telefonino. Perciò che ci sia uno strumento vero o uno strumento suonato, diciamo, virtualmente, fa poca differenza. L'unica differenza la fanno i live. Anche quelli ce ne sono un po' pochi. È per questo che bisogna essere molto competitivi. Sicuramente uno attraverserà dei periodi molto bui, perché comunque non è questo un lavoro serio, come dicono tutti, che se te non lo fai qualcuno sta male. Nessuno ce l'ha chiesto di fare questo di lavoro, perciò sono più i no che prenderemo che i sì, perché comunque andremo sempre a bussare a delle porte. Ovviamente bisogna studiare e forse qualche risultato arriva. È molto difficile oggi, c'è poco lavoro, ci sono pochi locali. Un tempo, quando c'erano più locali, uno poteva comunque sopravvivere di questo lavoro andando a suonare per i locali. Oggi è molto difficile. E comunque una cosa importante è, io a volte sento dire, ma te sei un professionista. Un professionista non è solo chi fa tour di serie A o va a suonare chissà con chi. Un professionista è anche chi fa piano bar, chi va a suonare il liscio, e chi fa tante altre cose che hanno a che fare con la musica. Non devi farlo in serie A per essere considerato un professionista. Un professionista è chi ci ricava i soldi per vivere in fondo al mese. Bah, quale vita privata? Vita privata ce n'è poca, in dei periodi non esiste neanche, perché comunque se tu parti in tour ovviamente sei in giro e casa la vedi poco. Uguale quando hai lavoro in studio, di solito inizi a lavorare la mattina e finisci la sera tardi, perciò c'è da sfatare anche il mito che il musicista non fa niente dalla mattina alla sera. Il musicista lavora tanto, è che la gente lo vede solamente un'ora sul palco e dice hai lavorato solo un'ora. Invece no, perché per preparare quell'ora di concerto casomai ci vogliono ore in sala prove per mettere a punto uno spettacolo, per mettere a punto 10 brani, trovare l'arrangiamento, il modo giusto di proporli. Perciò quando uno guarda un concerto, quando uno guarda uno spettacolo, dietro c'è comunque
tantissimo lavoro, perciò il tour, sì, è vero, ti porta lontano da casa, ma anche tutto quello che c'è prima ti porta lontano dalla tua vita privata, perciò questo è un lavoro che lo fai solo se lo ami. Sicuramente non lo fai per soldi, perché non conosco nessuno dei miei amici che è diventato ricco. Ma quello volentieri, quando c'è la possibilità vi ospito molto volentieri, vi faccio fare anch'io un tour insieme a me sul palco e vi faccio vedere la mia strumentazione. Intanto un saluto a tutti gli amici di iosuono.com e ci vediamo in giro oppure qui da me. Baci!